Benvenuti nel 42esimo episodio della carriera allenatore con il Cambridge United su FC24. La carriera fatta solo per voi, dedicata solo a voi, che siete i veri fedelissimi di questo canale. Prima di iniziare però io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, perché il mi piace e il like è d'obbligo per questa carriera. E vi ricordo che domani alle ore 19 avrete subito il prossimo episodio. Detto questo, non perdiamo tempo, iniziamo subito a lavorare, perché oggi c'è tanto lavoro da fare. Veniamo da un video molto negativo: abbiamo perso con il Tottenham, abbiamo perso con l'Aston Villa, abbiamo perso con l'Arsenal, però siamo riusciti a battere 2-0 il Liverpool. Stiamo un po' accusando questo salto di categoria, ma è normale. Stiamo sfidando praticamente le squadre più ricche e più forti del mondo. Ci sta avere qualche difficoltà. Infatti ci troviamo esattamente a metà classifica, al 10° posto con 13 punti. E adesso abbiamo un'altra grande squadra, il Chelsea. Tra l'altro anche a livello fisico purtroppo non siamo messi benissimo, perché Gray è stanco, al suo posto c'è il Dragone. A sinistra Pafundi è leggermente stanco, preferisco mettere Kai Kai. Per il resto la squadra è confermata. Vediamo quello che riusciamo a tirare fuori da questa stagione. Il sogno, l'obiettivo è quello della qualificazione alla Conference League / Europa League, però dobbiamo capire, dobbiamo accettare che comunque un 10° posto, un 9° posto, un 8° posto non sono, diciamo, dei posti negativi se consideriamo il fatto che siamo alla nostra prima stagione in Premier League. Questo qui comunque è il Chelsea, andiamo subito quindi dentro per la prima partita del giorno. Tutto pronto signori, ci siamo, Cambridge United Chelsea, si parte, massima concentrazione, l'obiettivo è fare bene, è fare una grande prestazione, una grande partita. Caicedo, tocco per Nkunku, attenzione qui perché Nkunku è un giocatore pericoloso, quasi uno contro uno, ma Divo prova la scivolata ed è tutto regolare. Che rischio, però avete visto con che facilità si è girato Nkunku, mamma mia. Attenzione qua al Dragone che potrebbe lanciare, ma lancia malissimo il nostro Campos, e quindi il Chelsea ci può riprovare con Mudryk che può metterla dentro. Attenzione qui, non voglio rischiare la scivolata. Nkunku dentro, passa Morena, sinistro Alvarez. Che cosa ha preso Alvarez? Che risponde così alle critiche ricevute. Attenzione qui, colpo di testa, Ambrosino allontana via, poi Forbes in qualche modo deve spassarla. Mamma mia, siamo in difficoltà. Ottimo pallone recuperato però da Sforza. Attenzione qui perché possiamo andare dall'altro lato, veloce veloce subito per Kai Kai, che rallenta e deve guardare il movimento dentro di Campos, che può andare uno contro uno, prende la mira e sul piede buono e segna il gol dell'1-0. Siamo in vantaggio contro il Chelsea con il nostro numero 10 Campos. Al 23esimo non abbiamo fatto un grandissimo start, anzi siamo stati bravi però a colpire in contropiede alla prima occasione ricevuta. Mudryk, attenzione qui perché c'è Jackson che viene fermato da Rossi, poi non sono riuscito a spazzare. Mamma mia che casino. Calcio d'angolo per il Chelsea. Io continuo a ribadire che ci serve un nuovo difensore centrale. Con tutto il rispetto per Rossi e per Madibo, se vogliamo effettivamente fare il vero salto di qualità, puntare magari a un piazzamento europeo, bisogna prendere un centrale più forte. 1-1, gol di Nkunku. Moreira, attenzione qui, tocco dentro, Nkunku destro, rete. Doppietta in 2 minuti. Siamo sotto meritatamente, perché la partita la stanno facendo loro, noi siamo in balia degli avversari e non riusciamo proprio a reagire. Bennett, tocco buono per Forbes, attenzione qui perché può andare fino in fondo, poi dentro, basta, è buona per campo sinistro, tiro ribattuto. Niente. Difende bene il Chelsea, fine primo tempo. Calcio d'angolo, attenzione qui, di testa! Jackson, 3-1, Chelsea da corner. Lucas, ancora loro, Lucas, passa, Lucas, occhio, troppo spazio raga, troppo spazio, siamo proprio in balia degli avversari. Caicedo, Mudryk, destro, super parata di Alvarez che ci tiene in piedi, e poi ho sbagliato, e poi usciamo in qualche modo con Kai Kai. Siamo completamente in difficoltà, non so a chi darla qui, andiamo indietro dal portiere addirittura, guardate che pressing che fa il Chelsea, qualcosa di incredibile. Buona però qui l'uscita di palla con il portiere, attenzione qui, Forbes filtrante dentro, buono per Campos che sbaglia lo stop. Non è facile raga, non è facile quando praticamente lì avanti ci arriva mezzo pallone, perché questo tocco qui di Campos è il secondo tocco che ha fatto della partita, questo è il terzo. Allaga dall'altro lato, molto buona, Bennett, cross dentro, attenzione qui Ambrosino non riesce a schiacciare. Attacca ancora il Chelsea, Nkunku è letteralmente imprendibile, dentro, bassa per Angelo, Lex, no, mica è Lex, no, non è Lex. Finisce qui, 4-1. Capo tecnico subito contro un grandissimo Chelsea, non ho niente da dire, ci hanno letteralmente distrutti dal primo fino all'ultimo minuto. Ci siamo illusi con quel gol di Campos dopo 20 minuti, però la partita non è cambiata, loro hanno dominato dal primo all'ultimo minuto. 8-2 e purtroppo andiamo a casa con un'altra sconfitta. È normale signori, è normale, vanno accettati questi risultati. E vi ricordo una cosa molto importante, ovvero che i veri tifosi si vedono qui adesso nei momenti complicati, perché è facile salire sul carro
carro quando alzeremo la Champions League al cielo. I veri tifosi sono quelli che sono vicini alla squadra adesso, in un momento molto molto difficile. Sfidiamo il West Ham, che si trova al terzo posto di questa classifica, quindi altra sfida molto 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 complicata. La squadra ha recuperato, quindi mettiamo Gray al centro e mettiamo Pafundi a sinistra. Per il resto, formazione confermata. Non so che cosa fare, davvero. Andiamo subito dentro per quest'altra partita molto molto complicata. Questo è il West Ham con Sané, con Cornetta all'untella a sinistra, Alvarez, Paquetà, André Silva, Zuma, Malasia, Dest. Una bella squadretta, eh? Bisogna stare molto attenti. E infatti sono terzi, ragazzi. Sono terzi in Premier League, non è poco. Andiamo. Tutto pronto, signori, ci siamo. West Ham, Cambridge United. Si parte, seconda partita del video. Assimue, 1-2 con Pafundi, che può andare fino in fondo, magari metterla dentro bassa. La palla è buona, Ambrosino, tocco per Campos. Campos prova il destro, tiro ribattuto. Palo, incredibile come cavolo aveva calciato Ambrosino. Incredibile. Calcio d'angolo, troppo però sul portiere, occhio perché la palla è ancora buona per Madibo, che la mette giù. Non è un grande tiratore, quindi dai, stava allargando dall'altro lato. 3 ore Ambrosino per fare questo passaggio. Sforza, alza la palla per il destro al volo. Mamma mia, per la palla resta lì. Ambrosino, ancora parata di Kepa. Stiamo provando un po' in tutti i modi a segnare. Calcio d'angolo, Forbes è buona di testa, colpisce Ambrosino, ancora parata di Kepa. Niente, stiamo dominando, però grandissima grandissima prestazione fino ad adesso. Di testa colpisce Campos, pallone fuori di poco. Attenzione però, lancio lungo, Paquetà che stop ha fatto, destro, super parata di Alvarez che vola. Sta convincendo questo portiere, un po' di alti e bassi, però ci sta. Lui ha un potenziale straordinario, quindi migliorerà sempre di più. Pafundi, tocco buono per Asimue, che prova un dribbling. Vediamo se riesce ad andare fino in fondo, magari metterla dentro per Ambrosino. Prova un cross, è perfetto, attenzione. Mamma mia, poi di testa. Oh mio Dio, che gol che stava facendo. Porca misera, sembrava quasi un pallonetto. Pallone fuori, fine primo tempo. No, troppo spazio qui, buco difensivo. Attenzione qui, Sané, sinistro, rete 1-0. Niente ragazzi, è per questo motivo che dico che ci serve un difensore centrale più forte. Rossi e Madibo sono buggati ovviamente, però adesso abbiamo bisogno di qualcosa di più. Buco difensivo e davanti alla porta Sané, un giocatore come Sané non può sbagliare. 1-0 al 64esimo. Peccato, perché non meritiamo di stare sotto. Anzi, meritavamo di farlo noi il gol dell'1-0, però purtroppo non ci siamo riusciti e veniamo puniti in una delle poche occasioni create dalla West Ham. Provo a fare un piccolo cambio, voglio togliere Gray, che diventa trequartista prima di andare fuori, e mettere il Dragone, che è un giocatore un po' più offensivo. Volevo mettere anche Crispi, il problema è che per mettere Crispi devo togliere un difensore centrale, e facciamo veramente tanta fatica a difendere già con la difesa al completo, quindi figuriamoci con un difensore in meno, un attaccante in più. Bravo Alvarez, tanto possesso palla, ora del West Ham, Pafundi la recupera in qualche modo, buono il tocco poi dentro Campos, di prima, ok, girati Ambrosino, scarico, buona per Pafundi, che calcia col sinistro, e c'è la super parata di Kepa ancora. Dammi il portiere in mezzo, per favore, sì, c'è pure il portiere, ci provo quindi con Pafundi, cross, troppo però sul portiere, dai Pafundi con sti corner, mamma mia. Eppure la traiettoria non mi sembrava proprio attaccata al portiere. Finisce qui 1-0, cadiamo anche con il West Ham, questa volta però abbiamo fatto una grandissima partita, e bisogna dirlo. Pausa nazionali, stop di 2 settimane, e quindi possiamo mettere un programma di allenamento specifico per la lucidità. Aggiornamento mensile anche per quanto riguarda l'osservatore. Vediamo un po' chi ci ha portato. Guido Ferrari, out. Emiliano Mancini, fuori. Jacopo Fontana, fuori. Vincenzo Bianchi, fuori. Emiliano Moretti, fuori. Oh, porca miseria, ce ne fosse uno buono. E questo mi sa che l'osservatore è quello che ha più stelle, eh? Che io ne ho presi 2. Eh sì, questo era praticamente... Intanto l'osservatore è disponibile qui, quindi lo mandiamo. Non si sa mai, ragazzi, magari ci trova qualcuno. Buttiamolo, che ne andiamo in su, mandiamolo in Sudafrica questo. Ma sì, dai. Prossima partita comunque contro il Brighton. Signori, il Brighton si trova al 19esimo posto. Questo quindi è una sfida. Questa è una sfida salvezza. Mamma mia, raga. Mamma mia. Allora, Gray non so per quale motivo è scontento. Alvarez è scontento. Forbes non ha recuperato. Ambrosino idem. Quando poi i risultati non arrivano, la squadra inizia a soffrire. Gray è scontento per il contratto. Vuole più soldi, Gray. Ma io in questo momento non glieli posso dare, perché ho appena rinnovato il suo contratto. Lui già vuole più soldi. La situazione è veramente molto critica. Abbiamo bisogno di una vittoria, ragazzi. Abbiamo bisogno di una vittoria contro il Brighton. Dai, ce la possiamo fare. Solo 19esimi. Possiamo vincere. Dobbiamo vincere. Andiamo dentro. Tutto pronto. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Squadra in campo. Siamo davanti a tutti quanti i nostri tifosi. E questa è la partita
della vittoria. Deve essere la partita della vittoria. Forbes prova un dribbling e si lancia. Vediamo un po' se ce la fa. Prova un dribbling ancora. Bravissimo Forbes. Bravo, bravo, bravo. Adesso sì che è spettacolo. Mettila dentro. Basta. La palla passa. Destro rete. Sì, sì, sì. Si vede subito la differenza di qualità dell'avversario. Forbes queste cose non le poteva fare, ovviamente, contro giocatori di 85-86 di valutazione. Ha fatto una grandissima giocata. Pallone dentro basso per Ambrosino che segna. Ora tocca al Brighton però. Attenzione qui con Lamptey. Giocatore veramente molto, molto, molto interessante, che se non erro abbiamo avuto in una nostra carriera giocata, eh? Non mi è nuovo questo nome. Dovrebbe essere un terzino molto interessante. Attenzione qui, Gilmour, sinistro e pallone parato da Alvarez. Il Brighton, cioè, il Brighton è vivo. João Pedro, ancora loro. João Pedro, destro, pallone fuori di poco. Due occasioni in due minuti. Ancora loro che insistono. João Pedro, ancora Alvarez che ci tiene in piedi. Ma stiamo soffrendo anche contro il Brighton. E non me l'aspettavo, cavolo. Anche perché abbiamo fatto subito quel gol dopo pochi minuti. Quindi, non lo so, mi aspettavo una partita in discesa. Invece stiamo soffrendo tantissimo. Savic sinistro, pallone ancora parato da Alvarez che vola. João Pedro, no, troppo spazio. Ancora Alvarez che ci tira in piedi. Concediamo un altro corner. Io non ho neanche cambi in difesa. E questo è il problema. Non posso neanche mettere, non lo so, magari cambiare un difensore centrale, metterne un altro. Uno più forte, uno più, non lo so, più veloce, più fisico. Ambrosino, tocco buono per Asimue che allarga dall'altro lato. Il tocco per Campos. Questa è la seconda volta che riusciamo a superare la metà campo. Incredibile. Pafundi, buono il tocco. Ambrosino dentro, passa per Gray. Allarga dall'altro lato, buona per Bennett. E calcia con il destro, tiro ribattuto in qualche modo. Un po' troppo leziosi. Potevo forse andare anche con Gray. Calcio d'angolo, Pafundi, sempre sul portiere. Attenzione perché la rovesciata. Pallone fuori di poco, mamma mia. Ci ha provato Campos. Solo un pazzo come Campos poteva tentare un colpo del genere. Ancora noi però, forse ci siamo leggermente ripresi. Attenzione qui, Forbes, filtrante, dentro, buona per Campos, dentro, passa e sinistro, tiro ribattuto, la palla resta lì, non riesce a calciare Ambrosino, poi di testa, la palla passa e invece no, non passa, il Brighton quindi la recupera. Ci stiamo facendo un po' vedere in questi ultimi 15-20 minuti, ma ovviamente la partita è ancora lunga, in questi 20 minuti può succedere di tutto. Tanto possesso palla ora per il Brighton, e è veramente difficile interrompere questo possesso palla, rischiano tantissimo però in qualche modo si salvano sempre. Per carità, per noi va bene così, perché mancano 3 minuti alla fine adesso, hanno fatto 20 minuti di possesso palla. Occhio perché forse adesso ci provano, bravissimo Rossi, poi Asimu. Non c'è nessuno qui a sinistra, quindi devo andare lui con la sua velocità. E ce la fa, e ce la fa. Ok, recupero che sarà fondamentale. Sono solo due, quindi possiamo andare forse anche sulla bandierina. Pafundi però non lo sa, e quindi la mette dentro. La palla era carina, era interessante. Va bene così, finisce qui. Ritorniamo alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Lo facciamo contro il Brighton, una sfida salvezza che ci dà un po' di coraggio e fiducia. Prossima partita contro Nottingham Forest. Programma di allenamento. Mancano 5 giorni alla prossima gara, e quindi possiamo fare un programma specifico sull'energia. Adesso il calendario è leggermente più semplice, perché c'è il Nottingham Forest, c'è il Crystal Palace, e quindi adesso bisogna, signori, iniziare a fare vittorie, a prendere punti. Però possiamo dire di essere sopra il Liverpool, Questa cosa ci tengo a sottolinearla. Questa è la squadra, 97 di forma fisica, 77 di lucidità, perfetto, ci siamo. E quindi possiamo andare dentro per la quarta e ultima partita del video. Cerchiamo di chiudere in bellezza con un'altra vittoria. Il Nottingham Forest in che posizione si trova? Praticamente dietro di noi. No, avanti a noi, scusatemi. Nono posto per loro, decimo posto per noi. Taranto si gioca il 6 dicembre, il giorno del mio compleanno. Mamma mia, andiamo dentro. Tutto pronto, signori, ci siamo. Nottingham Forest, Cambridge United, l'ultima partita di questo episodio. Forza, diventa buona per Ambrosino. Dribbling, palla larga dall'altro lato, la grandissima per Campos, che viene messo giù, brutto fallo qui. Attenzione perché lo posso battere subito veloce. Ok, buona per Pafundi, cross sul secondo palo. E buona l'inserimento, attenzione perché la palla resta lì e poi Campos. Cavolo, avevo provato a tirare di prima, però c'era il difensore davanti. Siamo partiti bene però, belli cattivi. Forza, ottimo recupero palla, poi Pafundi, non lo scarico per Ambrosino che se la mette sul destro. C'è Campos dentro però non mi fido. Provo un dribbling Ambrosino, palla larga dall'altro lato, la grandissima per Pafundi, dentro basta per Campos che ci prova con il sinistro e super parata di Turner. No, Campos, questa non me la dovevi sbagliare, cavolo. Era una palla, non dico facile, però eri praticamente davanti alla porta, uno contro uno. Asimue, tocco buono per Ambrosino, 1-2, eccolo qui. Campos per farsi perdonare. Campos sinistro, super parata ancora del portiere. Però Campos, non puoi tirarmi queste zeppole. Ho caricato poco io, per carità, ma perché volevo angolarla. Infatti lì non si arriva a potenza. Cioè, il portiere è rimasto in porta, quindi c'era praticamente tutto quanto lo specchio libero. Gray recupera palla, tocco buono dentro. Sforza, ha messo giù, fallo. Non l'ha dato, niente, dai, fallo da dietro. Questo, come si fa a non dare? Forza, tocco buono per Pafundi, dentro per Campos. Filtrante per Ambrosino, 1-2 dentro. E buona per Campos, ancora Campos sinistro. Niente, terza occasione
pallone sui piedi di Campos che non riesce a concretizzare. Calcio d'angolo, batte Forbes, sembra buono, di testa non ci arriva nessuno, occhio perché Campos la mette giù, potrebbe provare con il sinistro, il piede buono, niente, tiro ribattuto in qualche modo, Rossi allarga dall'altro lato, buona per Forbes, cross dentro, buona ancora, non ci arriva nessuno, la palla resta lì, il portiere esce e la blocca. 38 minuti però fatti veramente bene. Sangaré allarga dall'altro lato, molto interessante il tocco per Samuel che prova un dribbling ma viene umiliato letteralmente da Bennett, il capitano, il nostro Zanetti che recupera palla e possiamo andare in contropiede con Forbes che deve attendere proprio l'inserimento di Bennett che poi appoggia alla grande per Ambrosino che di fisico regge, anzi no, non di fisico, solo di velocità. Ambrosino fino in fondo, dentro, passa, sinistro, ragazzi, sì, Campos. Abbiamo provato in tutti i modi, signori, in tutti i modi e alla fine l'abbiamo sbloccata così, con la giocata di Ambrosino per Marc Campos. Era la sua partita questa, ne ha sbagliati tipo 2-3 davanti alla porta, quindi in qualche modo doveva farsi perdonare. Pafundi, buono il dribbling, Pafundi, andiamo indietro, quanto manca alla fine? Togliete quella grafica che non mi interessa nulla della prossima partita del Nottingham Forest. Voglio capire quanto manca, 15 minuti alla fine. Non sapevo se andare sulla bandierina, se attaccare, se temporeggiare, attenzione qui, cross dentro, Richarlison, destro, Alvarez, la palla resta lì, mamma mia, meno male che l'attaccante non era proprio lì guardingo, che il nostro Alvarez si è apparato, però comunque non è che aveva respinto benissimo, attenzione qui, di testa, allontaniamo via in qualche modo sinistro e poi Alvarez la tiene lì, bene, troviamo sempre qualcosina dietro, attenzione qui, Campos di prima subito, buono il tocco per Forbes che non ce la fa anche se è veloce, poi non ce la fa neanche di fisico, non vince il rimpallo, sfortunatissimo, occhio perché siamo in 4, non può fare niente, può andare solo dal portiere, eh? Può andare solo dal portiere, Gray recupera palla, Gray recupera palla, uno contro uno, se la mette sul destro, piatto e calcio di rigore, non l'ha dato, vabbè ragazzi, ma scusami, ma io sto calciando con il destro, mi spingi da dietro, come fa a non essere rigore questo? Cioè non ha preso la palla mai e poi mai, occhio qui, buona il tocco per Forbes, dentro, basta, non ci arriva nessuno, calcio d'angolo, mancano 3 minuti alla fine, vittoria importantissima questa per noi, calcio d'angolo, di testa Ambrosino, Giuseppino, Ambrosino, da corner, e finalmente Pafundi ha azzeccato un calcio d'angolo, bene signori, bene, 2-0, sono veramente molto contento di come abbiamo chiuso questo video, abbiamo perso sì le prime due partite, però le abbiamo perse contro avversarie troppo forti, ecco, abbiamo perso con il Chelsea, una squadra straordinaria, e abbiamo perso con il West Ham, che sì, forse ce la potevamo giocare, ma ricordiamoci che il West Ham era terzo, ed è terzo tuttora, o comunque in zona Champions, quindi è una squadra che è in forma, è una squadra che comunque è forte, ecco, molto più forte della nostra. Poi quando abbiamo affrontato due squadre più o meno sul nostro livello, abbiamo vinto entrambe le gare, quindi io sono soddisfatto al 100%. La prossima partita è contro il Crystal Palace, andiamo subito a modificare il programma di allenamento perché purtroppo la partita è tra 2 giorni, quindi ci tocca fare un programma tutto sull'energia e comunque tantissimi giocatori non riusciranno a recuperare. Abbiamo comunque tante cose ancora da sistemare, c'è una fase difensiva che non mi convince, una panchina che purtroppo non è lunghissima perché sì è vero che possiamo togliere Gray e mettere il Dragone e più o meno non perdiamo niente, però a sinistra c'è comunque Kai e c'è troppa differenza tra Kai e Pafundi. Anche a destra abbiamo solo Marcelo Lopez e anche in questo caso c'è troppa differenza tra Forbes e Marcelo Lopez. In difesa non abbiamo praticamente nessuno perché non abbiamo un difensore centrale decente, però i soldi purtroppo erano quelli che erano, si dice così, boh, non lo so, solo 39 milioni avevamo per fare calciomercato. Siamo anche, tra l'altro, abbiamo anche sacrificato Angelo per riuscire almeno ad avere giocatori interessanti in panca e a rinnovare tutti quanti i contratti, e tra l'altro nonostante i rinnovi ci sono ancora tanti giocatori che sono scontenti perché vogliono più soldi. Questa però è la classifica, siamo al 9° posto con 19 punti, il Liverpool è sempre sotto. Vediamo un po' la sesta si trova a 23. Ragazzi, 23, non è impossibile, non è impossibile, però non dobbiamo assolutamente montarci la testa perché abbiamo fatto 2 vittorie consecutive, il percorso è ancora difficile, è ancora molto molto lungo. Nel prossimo video le prime due sono abbastanza facili sulla carta, però poi c'è il City e c'è lo United e qui, signori, sarà un massacro. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto e supportato questo video dall'inizio fino alla fine. Ci vediamo direttamente domani con un video molto molto importante, ci sarà la sfida Ambrosino contro Haaland, mamma mia. Qui dal Cambridge è tutto, ci vediamo domani, bella.